Partendo dal paese di Noasca, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, inizia il nostro percorso escursionistico. Parcheggiando l'auto nella piazza centrale, ci incamminiamo lungo la strada asfaltata che conduce a Ceresore Reale. Dopo aver attraversato una serie di tornanti, ci addentriamo nel suggestivo paesaggio alpino, fino ad imbatterci nella larga e ben tracciata mulattiera che si snoda verso nord-ovest. Le indicazioni per i vari sentieri compaiono su un muro lungo la strada, offrendoci diverse opzioni escursionistiche, oltre al rifugio Noaschetta. Allora, amici, siamo a Noasca e oggi faremo un giro ad anello che parte appunto qua sopra Noasca, il paesino è lì sotto di noi. Faremo un giro ad anello, raggiungeremo il rifugio Noaschetta per poi ridiscendere da un'altra parte che ci porta direttamente alla macchina nel centro del paese di Noasca. Ok, questo è l'inizio del sentiero e man mano che andremo su faremo delle riprese e vi aggiorneremo. Il sentiero inizia con una pendenza moderata, seguendo 14 tornanti che si aprono tra il denso lariceto. Usciti dal bosco, giungiamo al caratteristico nucleo abitato di Sassa, che offre una splendida vista su Noasca. Allora. Sì, molto bello questo posto. Piace. Sì, caratteristico. Molto bello. Siamo a tre quarti del percorso. Adesso prenderemo il sentiero là che va su di là, e penso che in un'altra mezz'ora, massimo 40 minuti, saremo a destinazione. Carla riprende. Fa qualche foto. Ok, molto bello questo borghetto a 1350 metri, molto ben tenuto. Il sentiero diventa ora più agevole, permettendoci di ammirare la suggestiva cascata che sovrasta il borgo di Sassa, dall'altro lato del vallone. Proseguendo oltre il borgo, il sentiero continua a salire, affrontando una ripida bastionata che chiude il vallone. Thank you.
Dopo una leggera discesa, imbocchiamo il sentiero segnalato per il rifugio Noaschetta, attraversando pascoli e superando una palestra di roccia prima di rientrare nel bosco, fino a giungere alla sede del rifugio. Da qui, per il percorso di ritorno, proseguiamo verso l'Alpe Lavassai, attraversando il torrente e dirigendoci verso il Pian Sengio. Continuiamo a scendere nel bosco fino alla Stretta Gola, dove possiamo ammirare la cascata e il laghetto alla base. Scendiamo poi verso il torrente Noaschetta, attraversando il bosco di betulle e seguendo una gradinata di pietra attrezzata con una fune metallica fissa. Continuiamo il percorso attraversando i boschi di faggio e castagno, passando accanto a un gruppo di baite chiamate Senge, fino ad arrivare al punto di partenza, completando così il nostro giro ad anello a Noasca. Grazie per averci seguito fino a questo punto. Se non l'hai ancora fatto, ti invitiamo ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato con i nostri contenuti.